Nel frattempo, dopo gli amici di Fornaci, vedo che ci hanno raggiunto altri due ospiti qui, sì, in studio. Due omaccioni muscolosi, alti 2 metri, che se non fai il bravo ti picchiano e ti spezzano le ossa. Infatti io faccio il bravo, mi sono messo in un'altra stanza apposta, quindi ci siamo dentro. Chi sono? Chi sono? Presentameli. Allora, il presidente e il vicepresidente dell'associazione sportiva, aspetta che mi viene, di Muay Thai. Come si chiama l'associazione? Nak Muay Brixia di Flero. Ecco, è difficile da pronunciare. Nak Muay. Il nome deriva dal Nak Muay, che sarebbe il pugile thailandese. Abbiamo aggiunto Brixia per riuscire a identificare la zona dove noi operiamo. Quindi insomma parliamo di uno sport particolare che andremo a scoprire meglio. Molto particolare. Sicuramente anche questo sport, come molti sport di questo tipo, sarà pregno di pregiudizi che noi sfateremo questa mattina. Ovvio, chiaramente. E soprattutto andremo a conoscere meglio, perché lo sport fa sempre bene, quindi per tutti quelli che ci stanno ascoltando, magari qualche ragazzo o quant'altro che fosse interessato, perlomeno può mettersi in contatto con loro. Tu, esatto, dove li hai pescati, Beth? Fai anche tu questo sport? La famiglia. No, allora io volevo provare a allenarmi con un nuovo sport per sfogare un po' la tensione. Ho pensato al kickboxing, sì, così. E che poi ti sfoghi su di me, sabato mattina. Esatto, bravo, non va bravo. Bene, scusa, allora, non puoi fare danza, tennis, ping pong. No, c'ho la faccia da danza. Fai lo sport danza che faccio io, altrimenti, cioè, no? Che tolgo i gemelli poi da una camicia e li attacco su un'altra, quello è lo sport mio. Ti alzi dal divano e ti siedi sul, esatto, letto, quello è lo sport. No, allora, sto iniziando ad avvicinarmi un po' a questi sport un po' forti, un po' impegnativi, che sono prettamente maschili, però vedo che molte donne ultimamente si stanno appassionando e anch'io pian pianino voglio conoscere un po' meglio questo mondo, quindi ho chiesto a questi due sportivoni di venire a raccontarci un po' come funziona il Muay Thai. Io prima di conoscerlo pensavo che il Muay Thai fosse un cocktail, fai te. O un piatto della cucina giapponese. No, ma c'è giapponese. Un cocktail che si chiama così, eh? Comunque sia, no, io vorrei conoscere da vicino davvero questa, ma cos'è? È una sorta di una metafora, un'arte marziale, il pugilato, che cos'è? No, perché, esatto, vorrei un attimino capir bene. Perché lui le indovina sempre, io no? A caso, culo questo si chiama. Comunque. La Muay Thai è un'arte marziale che nasce un paio di migliaia d'anni fa in Thailandia. Si è sviluppata poi nel corso dei secoli e ha preso importanza soprattutto da metà del 1500. Questo sport poi si è evoluto, è diventato appunto uno sport da combattimento, come può essere il pugilato, come può essere la kickboxing, come può essere il tanto famoso K1 che adesso vediamo in televisione su Rai Sport, piuttosto che su Italia 1, grazie a esponenti anche italiani che l'hanno fatto diventare famoso, come fece ai tempi Valentino Rossi con il motomondiale. Certo, certo. Questo sport, è vero, è uno sport improntato sul sacrificio, ma noi possiamo vantare all'interno della nostra associazione comunque uno zoccolo duro di ragazze. Abbiamo 5-6 ragazze su una quarantina di atleti e anche loro si allenano tranquillamente con noi senza alcun problema. Ecco, quello che vorrei capire, dato che è uno sport molto antico, come le altre arti marziali orientali, dietro lo sport c'è anche una filosofia, oppure è come la filosofia del pugilato italiano, cioè mena più che puoi e cerca di non farti male? Assolutamente, soprattutto in Thailandia viene vissuto molto legato al buddismo Theravada, questa disciplina. Diciamo che in Occidente si perde questa unione. Noi siamo un po' più alla mano, diciamo, per queste cose. Certi rituali comunque li abbiamo tenuti, come la danza prima del combattimento, la cosiddetta Ram Muay. Il pugile sale sul ring e la danza è un modo per omaggiare la propria scuola, il proprio maestro, prima del gong d'inizio. È interessante, molto interessante. Quindi, non solo sport, ma anche arte compresa in questa disciplina, che no, la vediamo come una disciplina prettamente violenta, invece non è tutto questo. No, si basa come tutti gli sport da combattimento innanzitutto sul rispetto dell'avversario. Non vedremo mai all'interno di uno sport come questo
quello che succede negli stadi italiani, ad esempio, ogni domenica o quando giocano. O a volte adesso, sui ring americani. Esatto. O a volte sui ring americani. In cui c'è veramente, sembra che ci sia dell'odio, no? tra i due che si affrontano, quando invece nello sport non dovrebbe essere così. Ma dagli orientali noi dovremmo imparare tante cose, sì, al di là di questo, sì, perché là c'è un concetto davvero di rispetto e di onore che noi occidentali o abbiamo perso, no, o non abbiamo mai avuto. Non comprendiamo proprio, esatto. È un concetto che qui in Occidente non è mai stato affrontato e vissuto. Ma ditemi una cosa, voi che avete appunto questa attività qui, fate anche spesso viaggi là e cercate di aggiornarvi, come funziona? Beh, il nostro direttore tecnico è stato più volte in Thailandia, ha studiato in vari camp, in quanto là lo sport nazionale, come qui è il calcio, lì è la box thailandese. Già da piccoli i bambini, come qui c'è la scuola calcio, ci sono i pulcini, lì vengono educati a questo sport di combattimento che per loro può essere l'unico modo per poter mangiare ogni giorno. Abbiamo altri atleti che vanno abitualmente in Thailandia e spero presto di poterci andare anche io per allenarmi. Vorrei andarci anche io, ma non per allenarmi, però lasciamo perdere perché Alex, poi cadiamo veramente. Vuoi vedere il mondo, insomma. Esatto. Ma qui quindi è importante comunque in qualche modo cercare anche di respirare quella che è questa filosofia, perché immagino che qui non si possa fare. Andare là vuol dire anche veramente entrare in quel mondo che ci sta intorno, che dicevi tu, no? Spirituale oltre che sportivo. Là si può vivere veramente in tutt'altra maniera quello che noi qua cerchiamo di riprodurre. Poi per quanto riguarda le metodologie di allenamento sono diametralmente opposte, qui ne abbiamo alcune e là ne abbiamo altre, là si allenano per 8-10 ore al giorno, qui in Occidente da questo punto di vista possiamo vantare che a parità di risultati con molte meno ore riusciamo a sfornare dei buoni atleti. È più efficace l'allenamento che facciamo qua in qualche modo. Io vorrei capire però adesso, visto che credo che siamo riusciti a incuriosire magari anche gli ascoltatori, cioè come fare fisicamente per rivolgersi a voi, quindi per non so, iniziare questo sport. Intanto tu hai già detto, donne o uomini ci stiamo dentro. Bambini da che età si può iniziare a... Noi per adesso trattiamo ragazzini che vanno dagli 11-12 anni, abbiamo diversi adolescenti di età media 15-16 anni e copriamo fino agli anta inoltrati. Certo. L'atleta più vecchio che fa parte della vostra squadra qual è? Quanti anni ha? Abbiamo il presidente? Il nostro, no, ha ragione, il nostro direttore tecnico che ha suonato i 33. Ha suonato, ma è vecchissimo. Più giovane di me, scusa. Ragazzi, dai. Già ho i complessi di mio. E però, ma Alex potrebbe far parte del vostro team. No, io sono troppo vecchio. A parte l'età. No, si può iniziare a qualsiasi età. Io ho iniziato tardi. Deve maturare la muscolatura. No, devo proprio farla da zero quella, in realtà, quindi... dovrei cominciare, ma ne prenderei secondo me troppi inizialmente, probabilmente resterei fuori più di quello che già sono. Invece la Betta la vedo mi bene, vedi, a cominciare, vedi, poi sì, ti puoi allenare tranquillamente qui, non su di me, ma c'è Dennis Venturi di là che le prende molto volentieri. Torniamo seri, perché volevo anche entrare un po' nello specifico. Allora abbiamo detto bambini, adulti, donne. E l'impegno di una persona che volesse iniziare questo sport qual è? Allenamenti. Diciamo che l'impegno all'interno della nostra forchetta di atleti dipende dal grado che uno raggiunge. Gli amatori vengono, si allenano 2 sere a settimana e molti sono contenti così e più di questo non andranno avanti. Quindi poco impegno in quel caso. Esatto. Chi invece vuole avere aspirazioni agonistiche deve partire con l'idea che bisogna allenarsi tutti i giorni. Tutti i giorni, chiaramente, come ogni sport che si rispetti. Allora, visto che ho detto questa intervista la farò la Betta, sì, e ho parlato solo io, adesso invece lascio la parola a Elisabetta. Dove vai? Fare il caffè. No, e vorrei sentire anche la voce dell'altro amico che è con noi, che è il presidente, che lui ascolta, parla poco ma ascolta, è l'eminenza, e dopo grigia lo menerà praticamente, sì, per le cose che ha detto. Quindi ascoltiamo anche la voce sua. Prego, Betta.
Mastro superiore, signor dottor Claudio, io mi sono persa un passaggio, non so se l'avete detto, forse non ve l'ho chiesto, ma si utilizzano i guantoni oppure mani nude? No, guantoni, guantoni. Guantoni, perché sennò ci si può fare male. Beh, si fa male anche con i guantoni. Ok. Anelli sotto non si possono usare, quindi io mi devo spogliare di qualsiasi gingillo. Fasciatura per le mani. Per coprire comunque le nocche. Vieni vicino al microfono, Claudio, non avere paura. Ma dico anche le fasciature per le mani sotto il guantone, ci va comunque una protezione, può evitare di farsi danni sulle nocche così. Ma voi vi rompete spesso le ossa in qualche punto del corpo oppure capita poco? Stiamo invogliando gli ascoltatori a venire a fare. No, allora, io mi sto prevenendo tutto quello che può essere la parte pericolosa. Allora, per quanto riguarda gli infortuni... Fallo dire a Claudio! Che poi lui mi picchia dentro nella gamba per farmi parlare. E tra l'altro se lui ti picchia nella gamba fa male, sì, perché esatto, a vederlo, esatto. Insomma. Vabbè, infortuni in questo sport ce ne sono molto meno di quanto se ne possa pensare. Ecco, vedi Alex che noi riusciamo a mettere la parte rosea anche in questo, rispetto in questo sport. Rispetto al calcio, per esempio, ce ne sono molto di meno. Quindi è uno sport più sicuro del calcio. Ci si sfoga molto perché penso che anche chi non vuol diventare agonista dopo una giornata di lavoro ha voglia di fare un po' di sport, è uno sport che ti butta fuori tutta la tensione, vero? Sì, parecchia. Io ho una curiosità, ma l'allenamento quando non viene fatto con l'altra persona c'è anche lì il sacco come nel pugilato? Sì, cioè abbiamo i nostri sacchi, c'è comunque l'attrezzatura. Ma nell'originale sport thailandese hanno un sacco particolare, cioè mi incuriosiscono queste differenze. A forma no? di mago. Immaginavo. No, beh, i campi in Thailandia d'allenamento comunque sono strutturati come una qualsiasi palestra di pugilato. Cambiano alcune attrezzature, loro hanno come faccio a spiegarlo? Hanno delle protezioni per il maestro particolari che si differenziano da quelle che sono le protezioni per il maestro nella box, di modo da poter allenare oltre ai pugni anche i calci, le ginocchiate, le gomitate che sono particolari dello sport della Muay Thai. Ma perché io so che nella box esistono poi diversi sacchi, no? C'è il sacco grosso, c'è il sacco veloce, tutte cose che avete anche voi. Sì, assolutamente. Noi più che altro utilizziamo tanto il lavoro a coppie, utilizziamo tanto il fatto che una persona alleni l'altra e quindi il sacco prende una valenza quasi marginale, diciamo. Ma questa è una metodologia di allenamento nostra, propria della Nak Muay Brixia. Perfetto, ti lascio tornare, anche perché poi abbiamo ancora un minuto, volevo ricordare, dare anche i riferimenti. Infatti stavo proprio chiedendo quello, magari chi si fosse incuriosito da questo sport, diamo anche dei riferimenti su internet, il sito web, dove trovarvi anche su Facebook, diamo un po' di riferimenti da questo punto di vista. Siamo molto presenti su Facebook ed è la nostra prima fonte per gestire gli atleti, per gestire gli amatori, per prendere nuove persone da portare nella nostra palestra. Basta cercare Nak Muay Brixia, si trovano scrive? Nak NAK, okay. Muay MUAY, okay. Brixia con la X, e trovate sia il gruppo Nak Muay Brixia, Nak Muay Brixia Fighters, che è la pagina dei fan. Trovate il nostro sito internet che è www.nakmuaybrixia.wordpress.it, mi confermano. Trovate il nostro canale su YouTube, scrivendo semplicemente Nak Muay Brixia potete riuscire a vedere tutti i nostri match che noi pubblichiamo, i nostri risultati, le nostre vittorie. Anche le nostre sconfitte. Direi che siete presenti su internet. Esatto, allora se non li trovate vuol dire che non sapete usare il computer. Brava. Va bene, salutiamo gli amici che sono venuti a trovarci, ma naturalmente è un arrivederci perché prestissimo, insomma, vi vogliamo di nuovo qui, perché quando si parla di sport, e specialmente di questi sport di cui poco si parla in realtà, perché siamo praticamente aggrediti solo dal calcio o dal MotoGP e da poco altro, a noi invece interessa approfondire. E poi si allenano qui a 20 metri da
da noi. Esatto, esatto. Anzi, vi manderemo anche una troupe dei nostri giornalisti per fare uno specialino magari sul nostro portale bresciavera.it, perché è veramente interessante, ma ve li mandiamo direttamente in palestra, così possono rendersi conto da vicino. Esatto. Oggi pomeriggio loro si allenano, io e te andiamo a vedere gli allenamenti e magari facciamo anche da sacco. Va bene, d'accordo. Allora, grazie ancora ragazzi, è stato davvero un piacere e non vedo l'ora di vedere un vostro match. Grazie mille. Noi appunto domenica prossima combattiamo all'Officina della Birra a Bresso a Milano. Cogliamo l'occasione per annunciare che il nostro direttore tecnico è stato nominato come responsabile per la regione Lombardia della Muay Thai all'interno della FISCAM, Federazione Italiana Sport da Combattimento e Arti Marziali. E complimenti al 33enne, bravo. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Grazie mille. Ciao.